Assolutamente, noi ci siamo anche un po' sorpresi perché durante le riprese proprio è scoppiato il caso di Mafia Capitale e ci siamo ritrovati con un materiale caldissimo. Questo ci ha fatto ancora di più calare nei nostri ruoli, cercando di restituire tutti i contorni anche di quella vicenda. La Guardia di Finanza ci teneva tantissimo a comunicare agli italiani l'affascinante lavoro che fanno quotidianamente. Magari noi li pensiamo come esattori delle tasse, ed è la cosa che più li fa arrabbiare, perché effettivamente si occupano della finanza pubblica, si occupano di tutelare il bene comune e oggi che sappiamo che la finanza pubblica e il debito pubblico sono cose che dobbiamo curare molto attentamente, la Guardia di Finanza diventa uno strumento secondo me fondamentale per sgominare la corruzione che ci fa perdere miliardi e miliardi di euro. Sì, effettivamente sono poche le serie che come questa si tuffano completamente anche nella vita privata, nel quotidiano e nel cercare di raccontare tutte le fasi delle indagini. Quindi sì, speriamo che possa affascinare come ha affascinato noi farlo.